Signori e signori, buonasera. Iniziamo a parlare di quello che è il calcio a Policoro ai tempi dell'Interregionale. Lo facciamo con questi ospiti molto graditi ai quali do il benvenuto, il signor Mario Trupo e il signor, un applauso, il signor Pietro Grimaldi, il signor Carmine Violante e il signor Rocco Labriola. Bene, il benessere di una società si misura anche e soprattutto con lo stato di salute di quelle che sono le società sportive. C'è stato un periodo appunto nel quale il calcio a Policoro è stato un protagonista assoluto e questa sera ci sono dei testimoni proprio di quel periodo. Il calcio è un aggregatore importante, è qualcosa su cui una società deve puntare perché è anche simbolo di un'identità, di una città, e ha delle ricadute, questo è importante, su tutto il territorio. Quindi è necessaria una unità di intenti, una sinergia proprio per cercare di raggiungere traguardi importanti e fare in modo che appunto il calcio a Policoro torni ad essere un vero protagonista. Allora, cominciamo dal signor Pietro Grimaldi. Quando il calcio a Policoro è diventato un protagonista assoluto? Ci vuole un po' raccontare di quel periodo, di come veniva vissuto il calcio qui a Policoro da tutta la città? Allora, prego. Allora, il vero calcio a Policoro, più vicino. Il vero calcio a Policoro è nato negli anni 60, perché prima, anche se si giocava così, in mezzo alla strada. Poi sono arrivati dei professionisti come allenatore, tanti giocatori da tutte le parti, è incominciato il vero calcio a quell'epoca ed è continuato fino agli anni, non lo so, 90. Io ho giocato più di 20 anni qua, ho fatto un po' tutte le categorie. Questi ragazzi che stanno qua sono tutti allievi. Siamo ancora ragazzi. Ragazzi, sono tutti ragazzi che quando, però hanno giocato con me lo stesso. Io avevo 40 anni, loro avevano 20, però giocavano lo stesso. Ma cosa succedeva negli spogliatoi, nel campo? Cosa si può raccontare? Forse, potremmo raccontare quello che è successo, che si facevano dei campionati, però un paese aveva 4.000 abitanti, 5.000 abitanti. È riuscito a fare la prima, veniva chiamata non l'interregionale, la quarta serie, insomma, che erano dei semiprofessionisti, e con 4.000 abitanti poi è riuscito a fare 3 anni questa categoria, che però non è che si riusciva sempre ad arrivare alla fine, le società non c'erano soldi, ci vorrebbe. Le società erano in crisi, ci volevano tanti soldi, qua ancora non si era capito com'era la situazione. Poi man mano si è sempre migliorato e qua sono passati dei giocatori che hanno fatto pure della carriera, come uno per tutti, ma voglio nominare Andrea Esposito, che da Policoro, da un paese di 4.000 abitanti all'epoca, arrivò al Napoli di Zoff, di Altapini, e purtroppo ci sono stati degli alti e bassi. Sì. Vabbè, è stato bravissimo ugualmente, un po' il microfono, perché si è emozionato nel ricordare anche questo. No, cioè, sono stati degli alti e bassi. Poi, quando io ho lasciato negli anni 80, che era fatto un po' grande, sono arrivati i giovani che vedete adesso. Però io ho giocato con loro, loro mi conoscono e niente. Poi il calcio è continuato, pure a livello, non sempre professionista, si chiamavano dilettanti, però i campionati erano gli stessi. Cambiava solo la formula, il nome dei campionati.
Allora io vorrei anche una testimonianza da parte degli altri ospiti questa sera, e appunto qualche aneddoto particolare, qualcosa che magari volete svelarci. Sì, non dobbiamo anche interagire, va bene, mi piace. Prima mi vedevo parlare, mi vedevo scherzare, forse come ai vecchi tempi, quindi sintomatico di uno spirito che è rimasto intatto nel ricordarli ancora, e quindi forse ci vuole raccontare qualcosa di particolare. Di particolare diciamo proprio no, però diciamo noi il fatto che giocavamo nel Policono, c'era anche gente di fuori, comunque riuscivamo a stare sempre allegri, riuscivamo sia durante gli allenamenti, durante i ritiri, e anche in mezzo alla gente, perché riuscivamo a farci degli scherzi sempre col sorriso. Diciamo che c'era anche l'impegno di guardare avanti, di portare avanti il campionato, di riuscire a dare a Policoro quel lustro che meritava. Però c'era un altro modo di intendere il calcio, ci si divertiva di più. Certo, adesso invece si pensa e si guarda soltanto al professionismo. I ragazzi già da 7-8 anni, 10 anni, già li vedono come sono tutti campioni, e i genitori già cominciano a guardarli con gli occhi di quelle persone che possono un domani dargli, guardano Totti, guardano gente che si è realizzata attraverso il calcio, mentre prima uno lo faceva perché aveva la passione, per il gusto, per di il giocare, gusto di per giocare. Divertirsi, forse si è perso anche quell'aspetto un po' più... Adesso invece si pensa soltanto ai soldi, chissà perché si guarda... I ragazzi poi arrivano a 14-15 anni e si perdono, smettono totalmente di guardare al calcio come un passatempo, come il fatto di stare insieme. E mi ricollego a quello che hai detto prima, perché il calcio deve essere anche un fattore aggregante, un fattore che porta i ragazzi a stare insieme per il gusto di stare insieme e di fare esperienze di vita. Io vedo che tanti ragazzi che si approcciano al calcio, inizialmente sono timidi, poi piano piano si inseriscono nel gruppo e riescono a vedere, a vivere in maniera diversa il fatto di stare insieme. Vincono la timidità, la timidezza, vincono tanti fattori e riescono ad entrare in società in maniera diversa, con un approccio diverso. Magari vivendolo anche in questa maniera poi possono esprimere al meglio il loro potenziale, eventualmente diventare anche grandi giocatori. Sì, sì. Non deve essere l'obiettivo principale, l'obiettivo deve essere quello di divertirsi, di ritrovare uno spirito di gruppo, di squadra, di condividere dei bei momenti, ecco questo? Sì, certo, io anche quando ho smesso, poi logicamente vengono i figli, anche i figli giocano al calcio, e io ho seguito mio figlio fino a quest'anno, per esempio, ha deciso di non voler giocare perché comunque c'è l'ultimo anno di liceo, quindi ha preferito guardare lo studio e tutto il resto. Però io sono sempre stato in mezzo ai ragazzi e devo dire che mi sono divertito ugualmente insieme a loro a scherzare, a fare le stesse cose che facevo quando giocavamo e quando scherzavamo fra di noi, perché poi diciamo ci si fanno anche degli scherzi sia durante gli allenamenti, negli spogliatoi. Io mi ricordo un aneddoto che era l'ultima di campionato, se perdevamo la partita retrocedevamo, quindi durante abbiamo fatto il riscaldamento, si torna nel campo per mettere le scarpette e non avevo più le scarpette, me le avevano nascoste, e c'era il mister che diceva: Mario, ma dai che deve iniziare, sì, se mi danno le scarpette può darsi pure che riesco ad andare in campo, me le avevano nascoste, per cui anche alla fine, diciamo, l'ultima partita era importante. Si facevano anche di questi scherzi, oppure che devo dire, un altro aneddoto che mi ricordo, c'era Rocco Potta, che era il massaggiatore, che doveva intervenire in campo. C'era un napoletano che invece di mandarlo, siccome non vedeva bene poverino, invece di mandarlo nella direzione giusta per andare a soccorrere la persona che si era fatta, lo mandava dall'altro lato. Allora la gente si metteva a ridere, perché logicamente, però succedeva anche questo, nel senso che... E poi, continuando questa bella chiacchierata, ti vorrei chiedere il rapporto con gli arbitri com'era e con le tifoserie. Magari diamo la parola, così ci racconta magari qualcosa. C'era più rispetto dell'arbitro? O quando commetteva qualcosa che non doveva fare, ugualmente si imprecava contro l'arbitro? Sempre,
Era peggio. Diciamo che io rispetto a loro sono subentrato successivamente, perché loro hanno cominciato un po' prima rispetto a me a giocare a calcio, avendo qualche anno in più rispetto a me. Io ho anche la fortuna, tra virgolette, che loro hanno smesso e io ho continuato a fare l'allenatore. E rispetto a prima, il modo di pensare calcio è cambiato totalmente. In pratica non ci sono più dei valori dove noi ci appigliavamo tantissimo. Cioè noi, ai tempi nostri, quando venivamo soltanto convocati, eravamo contentissimi. Quando si andava a giocare e si dava al massimo, perché noi addosso indossavamo la maglia del nostro paese. Cioè noi portare il nome di Policoro in tutti i campi, sia in regione, sia oltre, in altre regioni, per noi era un motivo di soddisfazione e di orgoglio, cosa che non c'è più. Questi valori ormai sono andati scemando, per non dire che non esistono più, anche se la nuova generazione, insomma, anche per colpa di noi genitori, che non gli facciamo mancare niente, quindi manca proprio quello spirito di sacrificio, quella voglia di aggregazione sportivamente parlando. Adesso le aggregazioni sono solo nei bar, nei vicoletti e quant'altro, che non fanno bene sia a loro stessi, sia in famiglia, ma soprattutto nello sport, nel calcio. Ritornando al fatto degli arbitri, una volta si aveva molto più rispetto e allo stesso tempo gli arbitri a volte ci chiamavano di nome, cosa che adesso non succede, fermo restando che prima gli arbitri erano quasi professionisti, nel senso che lo facevano anche loro dando il massimo. Adesso la nuova generazione degli arbitri, io lo sto notando perché, ripeto, ho la fortuna di allenare ogni anno e cambiando anche di qualche paese, qualche squadra, per cui sembrano già arbitri già fatti, cioè presunzione totale, dove poi ti comporta a volte a perdere anche la pazienza, cosa che non abbiamo fatto per tanti anni nel calcio, e a volte c'è il rischio che ci portano a fare questo la domenica, per cui è un insieme di cose, è cambiato tutto, è cambiata la figura dell'arbitro, prima era visto in un certo modo, adesso non lo è visto più, fermo restando che noi addetti ai lavori, dico, gli allenatori soprattutto, quando perdono le partite non cercano la motivazione del perché l'hanno persa per colpa della squadra sicuramente, o dell'allenatore stesso che ha sbagliato qualcosa. È colpa dell'arbitro. È sempre colpa dell'arbitro quando si perde, quando si vince invece è bravura dell'allenatore soprattutto. Questo è cambiato, soprattutto questo, però ripeto, la cosa, io spero, perché lo sto vedendo, spero che chi inizia lo sport, soprattutto nel calcio, lo deve fare in un certo modo, cercando e credendo ancora in certi valori che il calcio ha sempre dato, spirito di aggregazione, e soprattutto quello, che, ripeto, adesso non c'è più, per cui, ripeto, fermo restando, e poi questo, apro una piccola parentesi, non vuole essere una polemica o come si vuole interpretare, poi succede che in certi paesi come Policoro, paese di circa 20.000 abitanti, 18, 17, 16, più o meno è quello, non ha una struttura sportiva, che cosa vogliamo dire, ragazzi? Cioè, ci sono due società a Policoro, uno è il Real, che ha potenzialmente, no, Real Metapontino, che ha delle potenziali notevoli, e l'altro è il Policoro. Anche se con il sogno di veder tornare di nuovo quei tempi, ma il problema, quindi c'è bisogno di partire anche dagli investimenti nel... ai tempi nostri c'erano i comuni, i sindaci che stavano vicino alla squadra, ne posso citare tantissimi, ad iniziare da Montesano, da Buonanima, da Otello Marsano, dal qui presente Lo Patriello e tanti altri, cioè erano sindaci che erano vicino al calcio, quindi loro, anche perché noi portavamo il nome, il simbolo di chi ci rappresentava, cioè il paese di chi ci rappresentava, per cui erano vicini alla squadra. Adesso questo non esiste più, non c'è più, ecco per quale motivo non c'è una struttura sportiva, un campo di calcio in pratica, dove poter fare calcio, dove poter aggregare tantissimi ragazzi, cioè si va girovagando destra e a sinistra in pratica. Io mi metto nei panni di queste nuove società che poi ogni anno hanno difficoltà e c'è sempre il punto interrogativo: che facciamo? Facciamo la squadra o non facciamo la squadra se non c'è la struttura?
Quindi avete bisogno di avere una testimonianza più vicina che vi possa dare un concreto aiuto proprio per consentire al calcio policorese di tornare ai massimi livelli. Certamente, queste persone che comunque mettono dei soldini nel calcio, perché non... che ci devono tornare a credere nelle potenzialità. Non lo fanno come tornaconti. Io credo che l'amministrazione dovrebbe stare molto più vicina a queste persone, anche perché ormai sono rimasti in poche. Se poi li farà, io non faccio parte di questa società, per cui però mi metto nei panni loro. Cioè, così andando avanti gli faranno passare la voglia di fare calcio, ma soprattutto di creare gruppo di ragazzi dove potersi vedere la domenica, dove potersi vedere durante gli allenamenti. Cioè, questo è spirito di aggregazione. Però se mancano tutte queste cose, tanti anni fa c'erano, in effetti portavamo anche circa, quando vincemmo il campionato dalla promozione in Serie D, questo negli anni 83-84, ricordo bene, capitano? 84-85. 83-84. Quindi ricordo meglio io. Siamo diventati un po' vecchiotti sotto questo aspetto. Diciamo che siamo riusciti a portare anche 2000 persone al campo, e allora la capienza era ridotta ai minimi storici. Per cui a quei tempi c'è stato, ripeto, serve tanto, serve l'amministrazione e la buona volontà delle persone. Indubbiamente che non c'era Skype, non c'erano i telefonini, non c'erano i social, non c'erano. C'era solo il 90° minuto, quindi non c'era la diretta. Non c'erano tantissime distrazioni, lasciamo stare la televisione, ci sono altre distrazioni al momento che portano, che fanno allontanare dal calcio, soprattutto non fanno avvicinare molti ragazzi a questa disciplina. Ok, e un capitano cosa doveva fare per mantenere la squadra unita, soprattutto nei momenti di difficoltà? Diciamo che era un collante, doveva essere un collante tra il gruppo soprattutto e anche la società. Violante, non collante. Sicuramente a volte era anche un compito un po' fastidioso, perché stare in mezzo fra la società e la squadra. Sai quante volte ho dovuto andare a prendere a casa i ragazzi perché magari qualche premio partita era scappato e quindi qualcuno non voleva venire, bisognava convincerli, e diciamo c'erano anche questi discorsi qua. Poi ci si occupava anche nella divisione dei premi partita, diciamo che era una piccola responsabilità. Piccola. E qualche episodio particolare ce lo vuoi raccontare? No, e allora mi allaccio un po' a quello che ha detto Rocco sugli arbitri. Cioè e colpì un arbitro che poi è diventato il più grande di tutti i tempi, almeno fino adesso, Collina. Ci arbitrò a Fasano, perdemmo solo 3-0, eravamo retrocessi praticamente, però poi fummo ripescati, ma già si sapeva. E il primo arbitro che vedemmo che faceva riscaldamento come i giocatori. Poi in campo, a differenza di quello che diceva Rocco, è l'unico arbitro che chiamava i giocatori per nome. Infatti Violante stia fermo. Ho pensato, forse il capitano si ricorda il nome del capitano, la Priola si muova, quindi forse il portiere, sapeva i nomi di tutti i giocatori, secondo me sapeva pure i nomi dei tifosi che stavano in tribuna. E quando un arbitro ti chiama per nome ti mette in soggezione, sicuramente ti fa dare un rispetto in più rispetto a tanti arbitri che sono meno precisi in queste situazioni. Rispetto per la disciplina. Sì, sì, no, e ti incute timore, più che timore forse rispetto. Quindi quando un arbitro ti chiama, e soprattutto chiama tutti i giocatori, e ti incute quel rispetto che magari la capacità forse non è eccessiva, però già questo ti aiuta, o meglio aiuta l'arbitro, perché gli sa tenere la partita in mano, in poche parole. Invece un allenatore come fa a trarre il meglio da ogni giocatore? Diciamo che dovrebbe essere, anzi deve essere, più un educatore, più un deve avere la capacità di trasmettere certi valori, soprattutto di far capire ai ragazzi che solo dando il massimo si possono ottenere dei risultati, ma soprattutto ci si diverte. Che comunque se non ti alleni bene durante la settimana, sicuramente arrivi alla domenica
la domenica non preparato, per cui va in difficoltà sotto l'aspetto mentale e fisico, per cui bisogna starci insieme ai ragazzi tutta la settimana. Non è facile, perché mettere un insieme 18 teste di cui una la pensa diversamente dall'altra non è facile, però l'allenatore deve essere bravo almeno a fargli capire determinate cose, soprattutto che se non si fanno dei sacrifici, non ci si aiuta, non si dà il massimo in tutto quello che si fa, sicuramente gli obiettivi non si potranno raggiungere. Rocco, visto che fai l'allenatore, volevo tirare un po' le orecchie agli allenatori in generale del posto, dei posti limitrofi, ma semplicemente per il fatto che una volta un ragazzo di 17 anni, 18 anni, gli si dava fiducia, si faceva giocare. Oggi io vedo che si cerca di prendere sempre gente da fuori, si fa la squadra con una statura diversa, gente che viene da fuori, al ragazzo del posto non viene data la possibilità, non viene inserito, e ce ne sono tanti di ragazzi. Anche quest'anno io, parlando con qualche allenatore del posto, avevo consigliato qualcuno e inizialmente non lo volevano prendere, adesso l'hanno preso e sta giocando. Parlo della squadra di Salvatore, non so manco come si chiama, Policoro, dai, per Policoro. E quindi un po' di diciamo, se riuscite ad inserire più gente che ha età, non età avanzata, dandogli fiducia, penso che alla fine ci ritroviamo come giocatori, non li perdiamo per strada, questo dico io. Io parlo per me, non parlo per gli altri, non mi permetterò mai di... Io ho parlato di allenatori in generale, attenzione. Io ti posso assicurare che gli anni che ho allenato il Policoro e dove sono andato ad allenare, ho avuto sempre la squadra con un'età media 18, 19, 20 anni. Ho avuto delle esperienze fuori dove ho messo, ne ho avuto una quest'anno in Calabria, a Roseto, promozione calabrese, dove ho messo anche in banchina gente di 37-38 anni che aveva giocato, aveva il documento che aveva giocato, però in campo non faceva quello che effettivamente il nome provava in pratica, e ho messo dei ragazzini in campo. Con me, bene o male, mi conoscono tutti come sono fatto. Ho sempre puntato sui ragazzi, perché il ragazzo ti ascolta e comunque ha voglia di imparare. Il giocatore esperto è già imparato e a volte ti mette in condizioni di metterti contro ad altre persone, alla società. Purtroppo il calcio è fatto questo. Ritornando all'allenatore, una volta la figura dell'allenatore era importantissima. C'è un presidente, sceglieva un allenatore e diceva: hai carta bianca, fai quello che vuoi, puoi mandare a casa chiunque. Quindi era più facile far giocare dei ragazzi. Adesso purtroppo, siccome si è condizionati dai risultati, comunque quando le società prendono giocatori che costicchiano, e adesso i giocatori prima di firmare vogliono le garanzie, e di conseguenza la società ti viene a dire io ho pagato già quel giocatore tutto l'anno, lo devi far giocare, questi sono i termini di quest'anno, e poi devi decidere, o te ne vai, oppure fai di testa tua e comunque ti mettono in condizioni che te ne vai. Cioè, questo è il discorso. È un po' diverso, però ripeto, io quando ho iniziato a giocare ho iniziato dopo di voi, io subentrai, ebbi la fortuna tra virgolette di avere Filippo Quinto come allenatore, il quale mi prese. Quell'anno il Policoro fece una grossa squadra per fare il salto di categoria, quell'anno c'erano due squadre. Quando ho esordito io c'erano due squadre, c'era il Borussia, che poi vinse il campionato di promozione e andò in Serie B, e noi il Policoro. Il Policoro era fatto tutti i ragazzi locali, però io avevo 16 anni, per cui non facevo parte della prima squadra. C'erano altri due portieri molto più grandi di me, sulla carta molto più bravi di me, però il girone di ritorno, dopo che i risultati non arrivavano, mi chiamò l'allenatore. C'era l'allenatore in primo, un certo Vito Fini, ex giocatore del Policoro della Serie D degli anni 70, con Filippo Quinto. Ne parlarono, mi videro, 16 anni, e mi disse: te la senti di giocare domenica? Siccome io non aspettavo altro, onestamente. Anche perché mi mettevo dietro la porta a raccogliere i palloni. Cioè, io non mi allenavo, guardavo solo
per imparare e rubare qualcosa ai due portieri. Mi disse: te la senti di giocare domenica? Non aspetto altro, avevo 16 anni. Per cui non aspettavo, per me era un sogno. Bisogna credere nei talenti locali, creare un vivaio anche di giovani atleti che poi un domani con esperienza, con tenacia possono raggiungere dei traguardi importanti. Certamente. Era raccomandato dai difensori che ci tenevano che giocasse a lui. Ma era bravo, no? Sì, ma siccome noi lo vedevamo prima dell'allenatore, noi lo conoscevamo sugli asfalti di Policoro. Cioè lui dove c'era l'asfalto si buttava, quindi ce lo conoscevamo già da un... Comunque vogliamo raccontare un aneddoto. No, scusa, solo una cosa, mi vorrei allacciare a quello che ha detto Mario per quanto riguarda i ragazzi. E noi ci dobbiamo chiedere perché non succede più che su 18-20 giocatori di una squadra più della metà sono di Policoro. Noi diciamo siamo stati forse un caso eccezionale, nel senso che abbiamo avuto la fortuna di avere un professore Giuliano insieme a Marcello Benvenuti, fece un settore giovanile, forse è stato il primo settore giovanile fatto in modo decente. Poi una serie di circostanze hanno fatto sì che di quei 20-25 ragazzi abbiamo avuto la fortuna che la società del Policoro, che stava ripartendo con Pietro, era l'allora capitano, siamo stati inseriti in quella squadra. Non importava arrivare terzo o quarto posto, noi ci siamo salvati per 3-4 anni, forse all'ultima, penultima giornata. L'importante è far crescere quei ragazzi. Cioè se non c'era questa politica, la squadra successiva non sarebbe mai esistita. Quindi voglio dire che una serie di circostanze hanno fatto sì che un numero di ragazzi, diciamo una nidiata positiva, è stata poi portata a giocare vari anni nell'interregionale. La fortuna poi di quel Policoro è di avere... forse aveva più della metà di giocatori di Policoro. Cioè noi 7 anni di interregionale forse è costato quanto un anno di interregionale del Pisticci, proprio perché gli stipendi erano molto più bassi, le spese erano molto più basse, e quindi ha fatto sì che il Policoro potesse fare con poche spese molti anni di interregionale. Tra l'altro l'anno che siamo retrocessi, e siamo retrocessi in un anno perché sono stati cambiati i gironi. Cioè sono quell'anno retrocessero 7 squadre e noi siamo retrocessi con 34 punti, cioè il terzo posto aveva 36 punti, quindi c'era una classifica avulsa dove retrocedemmo insieme a altre 6 squadre. Cioè se noi avessimo avuto 2 punti in più avremmo fatto il terzo posto, quindi è stata una retrocessione assurda. E comunque poi negli anni successivi, diciamo di quella nidiata, hanno continuato a giocare, poi chi ha fatto l'allenatore, chi... si è sempre inserito nel mondo del calcio. Diciamo che questo è un discorso comune anche a tutti i livelli, perché molto spesso anche squadre nazionali vediamo prediligere magari più atleti provenienti da fuori o crede forse troppo poco nei giovani. Vabbè, ma a quei livelli penso che ci siano altri interessi. C'è un giocatore che viene dall'estero, soprattutto da diciamo paesi africani, roba varia, che costano un sacco di soldi, e là ci sono altre situazioni. Sicuramente sono cose economiche delle società. Però molto spesso poi i talenti italiani trovano fortuna all'estero. Ecco, questo sono pochi. Noi non siamo economici per l'estero. Un giocatore italiano rispetto a un francese costa comunque molto di più. Quindi dall'estero non vengono a prendere gli italiani. Infatti se vedi, diciamo, in Italia ci sono un sacco di francesi, spagnoli, tedeschi, anche tedeschi no. E gli italiani sono pochissimi, forse saranno 20 giocatori italiani che giocano nelle Serie A delle altre nazioni. Oppure molto spesso degli allenatori italiani trovano fortuna all'estero. Questo sì, gli allenatori italiani sono... Anche in belle città, in bellissime località, dove è piacevole fare l'allenatore. Sicuramente. Comunque gli allenatori italiani sicuramente, perché da noi c'è molto più tatticismo, quindi hanno forse una preparazione molto diversa rispetto agli altri, e quando vanno in questi campionati dove si gioca più a viso aperto, e molto spesso riescono insomma, a vincere tatticamente le partite. Io vorrei chiedere, qual è il ricordo più bello di quel periodo e come è cambiato poi il modo di intendere il calcio a suo avviso? Tutte le partite avevano una storia, specialmente noi di Policoro, no? Che a quell'epoca
A quell'epoca non c'era una lira. Sì, si facevano le squadre, però andavamo in giro come dei pellegrini. A volte, senza vergognarsi, per strada, invece di andare al ristorante, ci fermavamo in una trattoria e mangiavamo i panini. Nessuna squadra lo faceva a quel livello. Quando andavamo in campo, no? Si usa fare, lo sanno tutti, Rocco, l'allenatore, che prima di iniziare la partita si va in campo per vedere che tipo di scarpe ci vuole. Allora l'allenatore ironicamente sapeva che noi c'era gente che forse non aveva manco un paio di scarpe. Dopo fatto la romanzina, intro spogliatoio, come ci dovevamo comportare, cose, dice, beh, adesso possiamo andare a controllare che scarpe dobbiamo mettere, giusto perché non avevamo scarpe. Chi diede le scarpe? O c'era un fango, o c'era l'acqua, o c'era la terra. Ho avuto la sfortuna, forse un po', di giocare molto prima di loro, e loro questi tempi non l'hanno vissuto. Perché poi io, quando giocavo io qua, negli anni, erano tutte forestie. Ero io e qualche altro di Policoro che giocavamo in una squadra di calcio. Erano tutti di fuori. E ci trovavamo tutte le domeniche, o non avevamo la macchina per partire, mancava una macchina, o arrivavamo a una parte e una macchina vecchia che eravamo trovati si schiacciava pure. Però c'era la volontà. C'era la voglia, la volontà. La voglia di vincere. E poi un anno avevamo un allenatore, ironicamente preparatissimo, che ci diceva sempre, beh ragazzi, adesso stanno 5 minuti di tempo, andiamo a vedere che scarpe dobbiamo usare oggi. Ma quale scarpe? Certe volte bisognava giocare pur per le scarpe che camminavamo. Non avevamo niente noi. Invece oggi questi stipendi alti dei giocatori. No, a parte il fatto, hanno le scarpe, hanno le divise, tengono un borsone. La roba di calcio se la portavamo nel sacchetto. Il sacchetto che si portavano addosso, che si andava a scuola con i libri dentro. Eravamo proprio, però erano anni bellissimi, ci siamo divertiti e abbiamo avuto pure delle soddisfazioni, insomma. Venivano raramente le soddisfazioni, però ogni tanto ne veniva pure qualcuno. Solo che loro, c'è stato un altro periodo, è stato più dopo, avevano di più loro rispetto a me. Sì, ma i calciatori, ora come allora, avevano un fascino particolare? Che successo riscuotevano con le donne? Cioè, cosa ci potete dire al riguardo? Chi è che vuole parlare? Devo dire un solo accenno e poi mi fermo. Diciamo che io mi ricordo l'anno dell'interregionale del Borussia. Me lo ricordo perché c'erano diversi romani e mi ricordo che portarono scompiglio. Intanto, dove andammo a fare la preparazione? Andammo a San Paolo Albanese. Stiamo parlando di tempi, quindi stiamo ricordando. Sì. E devo dire che alla fine ci hanno mandato via dicendo che non c'era l'acqua, ma la scusa era un'altra, ci hanno cacciato. E poi qui pure a Policoro, diciamo, tanti ragazzi hanno frequentato, ragazzi che giocavano insieme a me, diciamo che qualche fascino particolare è emerso, dai, diciamo, e la chiudo qua. Però diciamo che non si perdeva troppo tempo in gossip e chiacchiere, cose c'è del genere. Vabbè, ma stiamo ricordando tempi passati. Poi una volta preso, no, le scarpe al chiodo, poi è cambiato tutto radicalmente, la famiglia, poi la famiglia ha assunto il ruolo principale, protagonista assoluto, senza altro tipo di... Però, insomma, ai tempi magari, no? Qualche... diciamo di sì. Allora, c'è stato un episodio che negli anni 70 andammo a giocare a Termoli. Ci siamo fermati, non so in che posto, e l'allenatore ci ha dato il pranzo, per
prima di giocare, come hanno portato il pranzo, c'è stato un giocatore che non ha portato a mangiare. Ha detto no, io mangio gli spaghetti e non gioco. E no, ha detto tu mangi questo e poi giochi. Perché? Perché e allora è un giocatore conosciutissimo, che mo poverino non c'è più, Esposito, pensava, dice no, mo io che sono il più forte, ero il più forte della squadra, poi andato a Napoli, ecco, mi deve dare gli spaghetti. L'allenatore ha detto, vabbè, non mangi questo, te ne vai fuori. Poi ha mangiato, la sera come siamo tornati, ci siamo fermati allo stesso ristorante e l'allenatore ha detto, adesso potete mangiare tutto quello che volete, tutto. Non c'è pasta al forno, tutta la partita l'abbiamo fatta. Tutti a chi pasta al forno, chi rigato, tutto quello che si poteva mangiare. Arrivata a lui dice, tu che mangi? Il riso. Non ce l'ha fatto più l'allenatore, ne è mandato un poppettone, ma porta l'ha data, no? Oggi volevi mangiare il riso non l'hai voluto mangiare. Vuoi gli spaghetti? Ma ora te li devi mangiare spaghetti, no, ma voglio. C'erano gente veramente, però lui pensava che tutto gli sarebbe stato concesso perché purtroppo era il migliore. E quindi pensavo di poter testare legge su tutto magari. E con Mario scusate. tutto. Beh, un applauso tutto. Tutto a mangiare al forno. Fai su, lui il riso. Pietro, però ti volevo ricordare che Esposito l'anno che è andato a Napoli, l'esordio ha fatto due gol alla Roma. Due gol, sì, perciò dici che era fortissimo, non si sta discutendo del valore del giocatore, del comportamento del giocatore. Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme, devo dire che nonostante l'età era un trascinatore. No, io ho giocato 2 anni con lui, era fortissimo, ci faceva fare bella figura a tutti quanti, insomma, ma parlavano chiaro. No, questa sera avete dimostrato di essere una bella squadra, di avere ancora il piacere di ritrovarvi per una partita, o semplicemente per guardare una partita magari con qualche sfottò, perché in base anche alla squadra magari che seguite o tifate, penso che tra di voi ci sarà anche, diciamo, giusto una battuta finale su questo, no? Qualche sfottò, un commento alla partita, no? Che magari fate, siete in disaccordo su qualcosa. Io l'ultima partita che ho fatto, abbiamo fatto genitori contro figli. E devo dire che non abbiamo preso una trentina di gol perché avevamo lui in porta. Perché ancora, devo dire, nonostante l'età riesce a parare, riesce a stare in porta. Io ho smesso. Cosa? Per me personalmente stare insieme a dei vecchi compagni di squadra, ritrovarmi... non solo nel calcio, anche a tavola con un buon piatto di soprattutto con un bel piatto di spaghetti e una birretta soprattutto, per cui è sempre un piacere ricordare dei momenti felici che abbiamo trascorso insieme, è sempre bellissimo, anche perché ripeto, adesso è molto difficile trovare degli amici, delle comitive per poter fare tutto questo, per cui quindi qual è l'augurio che fa il calcio? Io spero soprattutto che ritornano certi valori importanti, che sono quelli dello sport vero, inteso come impegno, aggregazione, che è importantissimo quello. E io se fossi, io e mio figlio l'ho sempre fatto, per cui io genitore dovrei dire a mio figlio evita di andare in qualche bar spesso, e cerca di iniziare qualche disciplina sportiva, che può essere il calcio, può essere la pallavolo, qualsiasi disciplina sportiva dove ti serve, soprattutto per allontanarti dalla strada e soprattutto perché adesso amici veri ce ne sono pochi, ci sono amici per interessi che vogliono essere, ti portano a mala strada, ti fanno assaggiare, io le chiamo... Le tentazioni, dai. Non voglio andare oltre, per cui dovremmo essere noi genitori soprattutto a indicare la retta via, la giusta strada ai nostri figli, per cui l'augurio che faccio è soprattutto questo.
in una squadra di calcio, in uno spogliatoio ci sono delle regole. Delle regole che io ho imparato, delle cose nuove che i miei genitori non mi avevano inculcato. L'educazione i genitori te lo danno, però delle regole ben precise le trovi solo vivendo, noi lo chiamiamo lo spogliatoio, vivendo in quegli ambienti con tanti ragazzi, con l'allenatore, col presidente, con i dirigenti, con tutti. Solo così si può migliorare e si può ritornare a credere soprattutto nel calcio, almeno locale. Quindi la testimonianza vostra di questa sera, ci abbiamo alla conclusione, la dimostrazione di come il calcio possa essere ancora impregnato da valori sani, buoni, e tante volte magari vediamo emergere più aspetti negativi che positivi di questa disciplina. Quindi voi siete la testimonianza vivente di come il calcio può tornare a risplendere e assumere il vero valore che ha. Noi, c'era pure Mario che giocava. C'era pure, no, arriva. C'era Mario pure qua che giocava con me, cosa? Andammo a giocare a Lauria. Avevamo dentro la squadra un tormento e io ce l'avevo davanti, lui faceva un centrale avanti e io lo facevo dietro. E gli avevo detto che ogni volta che non c'era la palla si doveva girare per dare indicazione con le mani, perché io mi ero imparato, a poco non divento pure io muto, certo muto, tanto dentro, no? E a un certo punto chissà si lamentava con qualche avversario e cosa, l'arbitro caccia il tesserino e lo espelle, e io che ero il capitano mi avvicino e dico scusa, come mai l'ha mandato fuori, per quale motivo e cosa, ho detto no, parla troppo. Ma vedi che sordo muto, no, parla troppo. Mi sono dovuto stare zitto perché a quel punto, quello, se io insistevo, caccia pure a me. Hai ragione. Ha pagato le tasse di qualcun altro. No, ha detto, ha ragione lei di parlare, non mettere in perché è un'altra parola che diceva, andava fuori pure io. Poi dopo. Da negli spogliatoi ho provato, diciamo, mute, ma non rispondevo così. Era neve e verità. No, ti devo una battuta finale per conclusione. Grazie perché ci ha fatto divertire, ma ci ha raccontato anche belle cose. La cosa bella è che dopo, cioè io ho smesso circa 20 anni fa di giocare, e dopo 20 anni la cosa bella è che quando si incontrano anche vecchi avversari è sempre una festa, cioè sono amicizie che nascono e non muoiono mai. Si lotta tipo, nel campo, ma tipo mi ricordo quando facevamo i derby col Senise, c'era il derby nel derby, eravamo, cioè io che marcavo un giocatore che si chiamava Franco di Senise, e con questo qui ce ne davamo di tutte e di più durante la partita. Ci salutavamo prima della partita, ce ne davamo veramente di tutto e di più, poi fine partita andavamo sempre a bere qualche birra insieme. Quindi diciamo la parte agonistica era fondamentale nella partita, poi però si ritornava amici e questa è la cosa bella, avversari non nemici. E comunque un'altra cosa bella, io dove vado in Basilicata, c'è sempre qualcuno che conosco, erano vecchi avversari. Oppure gli amici con cui abbiamo vissuto una vita calcistica insieme. Possiamo anche non vederci per tanti anni, però quando ci vediamo è come se non ci fossimo mai lasciati praticamente. C'è un'amicizia che rimane forte per sempre. Io vi ringrazio per queste bellissime testimonianze di questa sera. È stato davvero un bel tavolo. Ha chiesto di intervenire prima di salutare... L'ex sindaco ha chiesto di intervenire. Grazie a te, buonasera. Io volevo sottolineare, a parte che anche lui ha giocato, io sono stato anche presidente del Policoro Calcio, lui ha giocato con me alcuni anni, abbiamo vinto dei campionati, perché non è solo quel periodo, c'è stato qualche altro periodo di interregionale che è andato, ahimè, maluccio, proprio perché, come dicevano loro, non avevamo giocatori del posto, ma c'erano questi stranieri che venivano da fuori. E prima di scendere in campo volevano l'assegno e garanzie, perché altrimenti non scendevano in campo, erano tutti napoletani, pugliesi in genere, addirittura a caro Enrico comprati sui cataloghi, ne veniva qualcuno, il mediatore, questo fa il centravanti, ha fatto 18 gol nell'interregionale girone, un altro girone,
Poi vedete, questo forse lavorava in qualche porto, perché poi arrivavano qui con la panza, c'era proprio gente che tutto poteva fare che non giocare al calcio. Poi c'è stato pure qualche allenatore, Rocco ricorda, che era un po' esterofilo, cioè i giocatori del posto non erano graditi e quindi eravamo costretti a prendere soggetti esterni. E ricordo anche qualche volta con abbiamo rimesso tanti soldi in queste operazioni. Quindi, poiché i sindaci siano stati vicini al calcio, dico ai sindaci, state lontano perché ci si rimette tanto, potete intervenire sicuramente nel sistemare lo stadio, però c'è da dire che quando noi, e c'è Antonio Di Sanza che è testimone, ci siamo insediati all'epoca 1997, anche da noi lo stadio era chiuso, abbandonato, poi con 50 socialmente utili, mi ricordo, siamo riusciti a sistemarlo, ma non c'era, perché adesso c'è la possibilità, quello stadio va abbattuto e quindi va realizzato nel contratto del quartiere famoso, il nuovo stadio, quindi forse un pizzico di manutenzione per evitare che vadano a giocare lì a Nova Siria, si potrebbe pure fare, però tanti soldi neanche se ne possono spendere su un'opera che deve essere abbattuta. Ma io sono qui per un altro motivo. Volevo ricordare Lino Puzzi, che non c'è più, che con me ha fatto e ha dato tanto, circa un decennio dopo l'esperienza della loro interregionale in questo sport a Policoro, e diciamo con ottimi risultati, perché abbiamo ripreso anche questa sorta di rapporto con la tifoseria, la presenza, la partecipazione e anche il buon nome di Policoro che veniva veicolato non solo nella regione Basilicata. Grazie per avermi dato questa possibilità. Grazie per questo intervento, grazie. Vuole intervenire il sindaco, il primo cittadino? Assolutamente. Comodi. Intanto saluto tutti, applaudo l'iniziativa di Antonio e Decio, e inizio dalla fine perché gli spunti che ho colto, essendo comunque arrivato diciamo tardi per questa sessione, ma in anticipo sulla successiva, sono tanti. Inizio dalla fine. Ricordo bene, io la chiamo Serie D perché forse il mio ricordo è un poco antecedente al tuo, e do un nome a quei giocatori ai quali tu hai fatto riferimento, non per altro perché abitavano esattamente dietro casa mia, via Giustino Fortunato 12. Mi ricordo il portiere Birtolo, mi ricordo un improbabile, devo dire, centravanti, Placella di Taranto, e ricordo ovviamente l'ho sentito qualche giorno fa. Ma venga a te. Sei calmo. E ricordo l'allenatore Fino, non so se corrisponde alla descrizione di Amazzini che hai fatto tu, ma insomma sono ricordi, diciamo, della mia infanzia. E ricordo anche che Placella frequentava il Magistrale, per cui io andavo a fare il tifo, oltre che per il Policoro, anche sottolineando l'appartenza al Magistrale. Birtolo e Bosco, sì, esattamente, Bosco. Questo per cominciare dalla fine. Stadio. Ci sono poste importanti nel bilancio. Ah, vabbè, insomma, mi è stato dato del Pippo Baudo in campagna elettorale, quindi mi devo anche muovere. Mi hai fatto perdere il filo. Sindaco della sua amministrazione. Ecco, l'impegno, ho sentito che si è fatto riferimento allo stadio. Beh, ci sono poste importanti nel bilancio per quello che io definisco un maquillage per restituire nell'immediatezza lo stadio alle squadre che ormai affollano questa nostra realtà. E mi piace ricordare che solo questa mattina a Pala Ercole è iniziato il torneo regionale e regionale, il torneo di calcio nazionale esattamente, del calcio a 5, dei ragazzi, e vedere il Pala Ercole veramente gremito in ogni ordine di posti è stato, al di là di ogni retorica, un'emozione forte, e abbiamo voluto questo evento qua, e tu sai bene, voi sapete bene, voi che mi avete preceduto, che non è esattamente facile e immediato fare lo slalom fra, diciamo, le norme amministrative che regolano l'impiego delle strutture eccetera, quindi mi piace sottolineare di essere riusciti a portare a Policoro questo evento che fra l'altro, come dire, si inserisce nelle celebrazioni dei 60 anni come momento importante. Non darei per scontato che lo stadio deve essere abbattuto, ci stiamo pensando,
perché non so quanto possa essere al momento una scelta in linea con quanto si era pensato in un altro momento storico che aveva la sua giustificazione. Ci penseremo, in tempi brevi anche, e comunque certamente, ecco, mettete nella bisaccia delle cose fatte questo intervento di maquillage che di qui a breve partirà. E poi un appunto a chi mi ha preceduto, perché se lo stadio, come dire, in quelle condizioni, e mi riferisco anche alla qualità delle opere murarie, perché io devo capire perché qualche anno fa si è fatta un'opera di restauro, no? del muro di cinta, eccetera, intonaco che dopo pochi, non dico dopo pochi mesi, ma dopo pochi anni si è sgretolato. E questo naturalmente qualche riflessione ce la deve far fare sulla qualità delle opere pubbliche. Voglio riprendere altri temi perché sarebbe fuori. No, Sindaco, mi tocca la parola, devo concludere. Sindaco, ne parliamo al prossimo convegno che parte fra 10 minuti. Sì, sarò breve. Allora faccio adesso, sono partito dalla serie D, vado a quella che era la promozione una volta. Perché proprio ieri ho incontrato altri ragazzi dell'epoca, mi pare che abbiate nominato Mario Fannuzzi, insomma, l'ho incontrato per caso. E io che abitavo alle case popolari, il campo era esattamente alle spalle, perché tutta quella zona di Via Puglia non era urbanizzata all'epoca. Io avrò rotto e allora, più di qualcuno. Però ricordo che era sempre un appuntamento immancabile quello della domenica. Non posso non ricordare Stefano Guerra, detto Tizzone, Pietro, Mario Fanuzzi, Pasquale Colombo, il nostro mitico benzinaro che giocava da centrocampista o in difesa, se ricordo bene. Insomma, sono nomi e fatti che fanno parte della mia storia, della nostra storia, questa rivisitazione che oggi pomeriggio è stata fatta è sicuramente emozionante. Questo ed altro potrei dirvi, ma insomma cedo alla violenza perché mi guardo, come posso non raccogliere l'invito della splendida moderatrice che mi faccia il segno e cenno di chiudere, e qua mi fermo ringraziando, qui c'è Pietro come decano, voi siete dei ragazzi rispetto a lui, rispetto a me, ahimè, e quindi a lui ringraziamento per aver animato questa stagione di sport in maniera anche, come dire, molto folcloristica, nel senso che immagino e ricordo con la busta e senza il borsone, senza le tute, e quindi era davvero la passione che animava questi giovani adulti adesso e che infettava anche noi. Ha detto anche che ha rotto qualche vetro di casa sua. Vabbè, ma ormai c'è passato sopra. Ci sono passato sopra, ma per lo sport si sopporta questo ed altro. Poi era bello perché poi c'era spesso un dopo partita, nel senso che la passione era tale che qualche volta l'arbitro era costretto, ricordo bene un episodio, a rifugiarsi nella sala parrocchiale dove... Quando il campo stava a 4. Sì. Il campo era di fronte alle scuole elementari e c'ero pure io quel giorno. Sì, ricordo. L'hanno fatto rifugiato la piazza da sala parrocchiale, lo davanti alla sala parrocchiale. E c'era la fidanzata con la scarpa che insomma ricordavano una condizione che non voglio adesso ripetere qua, dell'arbitro, insomma, in riferimento alla fidanzata, eccetera, eccetera. Grazie, scusate. Bene. Ho fatto invasione di campo, per caso di dire. Rimanendo il tema. Bene. Concludiamo qui questa chiacchierata, altrimenti andremo avanti tutti forse per ore, ma la volge al termine questo primo seminario di domenica. Io vi ringrazio davvero per la vostra presenza, per esserci stati, per la vostra testimonianza. Il calcio è un aggregatore importante, un'unità di intenti ci può permettere di raggiungere dei traguardi importanti e fare in modo che il calcio a Policoro torni ad essere il protagonista che era un tempo. Grazie a voi. Ci fermiamo 5 minuti e ripartiamo con il prossimo seminario tra poco. Grazie ancora e grazie anche ai presenti.